Benvenuti alla prima puntata di questa piccola ma intensissima rassegna di racconti di musica. Intensa non perché sia io a condurvi in questo viaggio, ma intensa perché i personaggi che ne faranno parte, quelli sì, sono fuori da ogni dubbio dei personaggi leggendari che hanno colorato luoghi, opinioni, periodi storici e sogni di gloria e di amore con la loro musica. E per non smentire il mio obiettivo di sorprendervi, stasera partirò dal racconto di un luogo che divide drammatiche, trasgressive, ma meravigliosamente innovative nelle arti, ne ha viste passare un bel numero. Vi parlerò del Chelsea Hotel e se potessi scegliere una musica di sottofondo, sceglierei le note di Bill Evans. Magari le note suadenti di Peace Peace, un brano del 1958. Il Chelsea Hotel, 12 piani di bellezza che delinearono fino alla costruzione del New York Times Building, il record di palazzo più alto di New York, al 222 sulla 23esima Street a Manhattan, nel distretto di Chelsea. Appunto, il Chelsea Hotel è stato il tempio newyorkese della cultura americana e dell'ideale bohemien per svariati decenni e per molti soggetti, per tutta la vita. Quell'albergo in stile vittoriano, pensato nel 1883 come un condominio e destinato ad entrare nell'immaginario della Beat Generation, della letteratura e della fotografia, ovviamente nella storia anche della musica. Artisti, intellettuali, poeti, spacciatori e prostitute, tutti in un microcosmo dall'aspetto gotico e dall'insegna spartana. In una delle stanze di sopra, nel 1968, Arthur Clarke completò 2001 Odissea nello spazio. In un'altra, su per giù nello stesso periodo, Janis Joplin trascorse insieme a Leonard Cohen poche notti nelle quali si dormì poco, come il cantante canadese raccontò in Chelsea Hotel No. 2, pezzo che consegnò l'albergo alla definitiva leggenda. Si erano incontrati in ascensore, lei cercava Kris Kristofferson, lui le aveva detto «Sei fortunata, Kris Kristofferson sono io». Poi lei, alla fine quel Kris Kristofferson comunque lo farà suo, nonostante le burle e i fraintendimenti. «You were famous, your art was a legend. You told me again you prefer handsome men, but for me you will make an exception». Una volta Arthur Miller, che al Chelsea si rifugiò dopo la fine della sua storia d'amore con la Marilyn Monroe, che tutti amano ancora, disse che in quell'hotel non c'erano né regole, né aspirapolveri, né vergogna. Il punto più alto del surreale. Miller finì per starci circa 6 anni in quel posto surreale, abituandosi all'odore della marijuana. Nella camera 614 del Chelsea Hotel vi scrisse After the Fall, nonché The Chelsea Affair, memoriale di quegli anni. Diciamo che il principale artefice di tutta questa furia artistica e misticanza progressista ha un nome, Stanley Barber, che prima sognò e poi gestì per decenni, per 4 decenni, un posto unico in cui ogni giorno, ad ogni ora, si intrecciavano le vite inzuppate di ispirazione, sperimentazione e perdizione di ospiti più inclini alla lussuria che al lusso. La mattina del 12 ottobre del 1978, Yard vide portar via il corpo di Nancy Spungen dopo che la sua pancia incontrò la lama del coltello di Sid Vicious all'interno della camera numero 100. Il ragazzo si dichiarò innocente, nonostante sull'arma del delitto fossero state trovate le sue impronte. Non ci fu tempo per il processo, perché il frontman dei Sex Pistols morì di overdose di lì a poco. Lui aveva 21 anni, lei 20. Mark Twain fu tra i primi clienti. Un capostipite che ebbe subito degli epigoni di tutto rispetto come Thomas Wolfe e Sherwood Anderson e che portarono in dote le loro anime d'amore. La fama del Chelsea Hotel di Manhattan comincia ad ascendere, come detto, ai tempi della Beat Generation. Una leggenda non facile da verificare, ma neanche da sfatare, vuole che proprio qui Jack Kerouac abbia scritto in 3 settimane nel 1951, su un rotolo di 36 metri, il suo capolavoro, nonché l'inno di una generazione, On the Road. Nel 1953 il poeta Dylan Thomas fu trovato morto nella stanza 205 dopo aver ingurgitato 18 bicchieri di whisky ed essersi congratulato con se stesso per l'impresa sul suo diario. Aveva 39 anni. Anni dopo, un certo Robert Allen Zimmerman, che deve proprio al poeta gallese il suo nome d'arte, ovvero Bob Dylan, venne in pellegrinaggio sulle tracce del suo mito e scrisse canzoni come Blonde on Blonde nella 211 e incontrò la sua futura moglie, Sarah Lawrence. Camere di eccessi, miracolosamente salvate alla speculazione edilizia della Grande Mela e non solo,
come la camera in cui Eddie Sedgwick, musa di Andy Warhol, mandò a fuoco cercando di appiccicarsi delle ciglia finte. Sempre qui Robert Malpertop, che divideva la stanza più economica con Patti Smith, scattò le sue prime fotografie da una Polaroid che gli prestò Sandy Day. Una storia che è continuata fino al 2011, quando Chelsea Hotel è stato temporaneamente chiuso. Le opere con cui gli artisti scambiavano il soggiorno vennero allora staccate dalla hall e messe in un magazzino. Le porte originali vennero buttate via. Poi furono raccolte da un senzatetto e vendute all'asta. Quella di Leonard Cohen, per dire, fu venduta a $65,000. Il pittore Alpheus Philemon Cole visse nell'hotel per 35 anni fino alla sua morte nel 1988 all'età di 112 anni. Grateful Dead, Tom Waits, Patti Smith, Iggy Pop, Chick Corea, Jeff Beck, Didi Ramone, John Cale, Edith Piaf, Joni Mitchell, Bob Dylan, Alice Cooper, Janis Joplin, i Pink Floyd, Jimi Hendrix, Peter Walker, i Canned Heat, Sid Vicious, Anthony Kiedis. Charles Jackson, autore di The Lost Weekend, si suicidò nella stanza del Chelsea Hotel in cui soggiornava il 21 settembre 1968. Madonna visse al Chelsea Hotel nei primi anni Ottanta, facendovi ritorno nel 1992, ormai famosa, per un servizio fotografico nella stanza 822 da inserire nel suo libro Sex. Il Chelsea Hotel viene spesso associato con Andy Warhol e il suo seguito, in quanto Warhol e Paul Morris diressero il film Chelsea Girl nel 1966, pellicola sugli abituali frequentatori della Factory che alloggiavano nell'hotel. Tra questi vi furono appunto di Sedgwick, Viva Ultraviolet, Mary Voronoff, Holly Woodlum, Andrea Feldman, Nico, Paul America, René Ricard e Brigitte Berlin. Tutto questo e molto altro al Chelsea Hotel. Nell'estate del 1964 i Beatles composero I'm a Loser. Molti erroneamente dissero che la canzone era stata composta nel primo tour americano del gruppo, ma la cosa venne più volte sconfessata. La canzone è sicuramente quella del gruppo che segna l'ingresso nel periodo dylaniano e soprattutto una di quelle che, seppur non molto conosciuta rispetto ad altre, traghetta i quattro in una nuova dimensione compositiva, artistica e cognitiva nel più ampio senso del termine. Harrison era il fan più accanito del cantautore e spronò più volte Lennon all'ascolto di Free Willing, cosa che folgorò alla fine John, che ne assorbì il suono, l'atmosfera e il carattere senza concentrarsi troppo sulle parole. In quell'estate quindi Lennon ascoltò Dylan in compagnia di Mick Jagger e di Eric Burdon degli Animals. Il membro del gruppo di Newcastle in effetti era testimone cruciale della grandezza di Dylan, tanto che gli Animals stessi avevano già pubblicato House of the Rising Sun, canzone appunto di Dylan, già agli inizi dell'anno, facendone un successo. I'm a Loser è un brano intuitivo, dall'arrangiamento misto tra folk blues e rhythm and blues, un misto di country e western. Lennon suona l'acustica con un tocco di armonica a bocca e adotta un testo leggermente più pensoso dei precedenti, vagamente tagliente. In realtà l'influenza di Dylan sui Beatles fino a prima di partire per il secondo American Tour fu quella. Ma 10 giorni più tardi, dopo un concerto a Forest Hills, i quattro incontrarono Bob Dylan in un albergo dal nome altisonante, l'Hotel Delmonico a Manhattan. Nel corso del loro percorso artistico e a maggior ragione in quel periodo di ascesa frenetica e appuntamenti che si succedevano ininterrottamente, i Beatles avevano alimentato le loro energie con un misto di alcol e anfetamine, un cocktail che difficilmente riusciva a dare un tono meditativo e composto ai loro comportamenti. Quando Dylan si offrì di rollare una canna, il gruppo ammise, non senza imbarazzo, che la marijuana non rientrava nell'ambito delle loro esperienze. E quella, per i quattro di Liverpool, fu davvero un'esperienza illuminante, una rivelazione. Tanto che Paul McCartney, al quale sembrava di sperimentare un fenomeno di disincarnazione, chiese al road manager Mal Evans di trascrivere qualsiasi cosa dicesse o facesse per tutta la durata dell'esperienza. Il 28 agosto 1964 fu per i Beatles uno spartiacque. I'm a loser. Una parte di me sospetta che sia un perdente. Una parte di me pensa
che sono Dio onnipotente. Siamo giunti alla fine di questo piccolo viaggio, il primo, e non sapete quanto mi farebbe piacere ce ne fossero altri, subito, ora. Metterei su un brano di James Taylor, per esempio, Walking Man del 1974. In primis vorrei ringraziare il Quid per avermi accolto, con tutto il suo staff di professionisti dell'intrattenimento, il direttore editoriale Fabio Perozzi, che ha pensato incomprensibilmente, incondizionatamente e incoscientemente a me per questa rubrica. Daniele Frontoni e Francesco Saverio D'Aquino, Michele Congi, che ad oggi è uno dei sound engineer migliori che abbia mai conosciuto, il prezioso assistente di studio Alessandro Frisoni, quindi tutti dei padroni di casa impeccabili. Un grazie alla regia che ha mandato in giro le mie parole e, cosa più grave, anche la mia immagine. Ringrazio tutti voi in studio e a casa che mi avete seguito e che mi illudo, perdonerete le imprecisioni, l'emozione, l'enfasi. Prometto che migliorerò e lo farò per raccontare meglio delle storie meravigliose di musica e di vita altrui. Dedico questa puntata a Silvia e a mio figlio Giulio, che riesce ad alzare l'asticella della mia vita più su ogni giorno, spiegandomi poi con un sorriso come battere il record del mondo. A presto con quattro battute, buonanotte a tutti. Io sono quel che resta di Andrea Borrelli. We'll be right back.